Ciao, benvenuti a questa nuova lezione del tutorial per attori. Ci siamo salutati la volta scorsa dicendo che avremmo parlato dei profili che si fanno in conclusione del famoso provino intervista. Volevo darvi altri due o tre suggerimenti a proposito del provino intervista e di questa parte finale dei provini. Innanzitutto ricordatevi di iscrivervi al canale, che è sempre qui di fianco, trovate il ciacchino che vi aiuta ad iscrivervi. E avvertimento, per questa lezione non ci sono gli appunti perché è tutta una lezione dimostrativa, cioè dovete fare come vi faccio vedere in video, quindi era inutile descrivervelo negli appunti. Gli altri piccoli consigli riguardano il trucco. Come vi dovete truccare, sia uomini che donne, per arrivare al provino, intervista o su parte che sia. È molto importante perché negli studi ci sono appunto le luci che possono avere una diffusa davanti oppure possono essere senza diffusa, quindi battervi sul viso. Per evitare che le luci battano, abbiano dei riflessi sul vostro volto, è cosa buona e giusta avere almeno una base buona, quindi un fondotinta, un po' di cipria sopra per evitare appunto i riflessi. In questo caso io ho un ombrellino come diffusa e quindi non, teoricamente non dovrei avere riflessi eccessivi sul volto. E questo vale ovviamente sia per le donne che per gli uomini, perché entrambi, cioè tutti noi sudiamo e quindi può esserci appunto un fastidioso riflesso sul viso che non è mai bello da vedere. Per quanto riguarda le donne, evitate gli ombretti ed evitate anche i gloss sulle labbra, perché comunque in video sono sempre abbastanza pesanti. Ricordatevi che non utilizzate comunque dei trucchi professionali, quindi la resa che hanno nella realtà non è mai quella che poi si vede nei video, quindi fate molta attenzione ad essere più naturali possibili, perché altrimenti poi sembrate dei mascheroni, anche se non lo siete nella realtà, siete convinte di esservi truccate pochissimo, in realtà poi nel video fate tutt'altra scena. Ecco, quindi qui arriviamo al punto focale, perché si fanno le riprese? Ve l'ho già detto in un'altra lezione, è importantissimo il vostro livello di fotogenia, quindi questo discorso l'avevamo già affrontato nella seconda lezione riguardante le foto. Dalle foto già si capisce se venite bene, se appunto siete fotogenici o quant'altro. Ma il video racconta molto altro, cioè in video appunto una persona è molto diversa, può esprimere anche cose differenti rispetto a com'è nella realtà. Ci sono, magari vi è capitato anche di incontrare grandi attori, no? Che siamo abituati a vedere sul grande schermo, li vedete dal vivo e boh, magari ne rimanete quasi delusi, no? Perché dite, ma Madonna, però quando c'è quei bei primi piani sembra così profondo, uno sguardo così pieno di comunicazione, in realtà dal vivo è una persona normale, è vero, dal vivo siamo tutti persone normali, però per noi casting che ci occupiamo di fiction o di cinema o di pubblicità e quindi di lavori direttamente collegati con la telecamera, quindi con lo schermo, dobbiamo valutare appunto qual è il vostro rapporto con il mezzo, cioè voi, una volta che venite ripresi, che cosa siete in grado di comunicare? E questa è una dote innata, non ve la può insegnare nessuno perché non è una tecnica da imparare, è un qualche cosa che o avete o non avete. Punto. Quindi su questo non vi posso aiutare. Però vi potete studiare, cioè potete vedere le reazioni che hanno anche parenti, amici e quant'altro per vedere se siete diversi, se apparite diversi. Però ovviamente queste persone devono avere uno sguardo oggettivo su di voi, cioè devono immaginare che non vi conoscono e che magari vi vedono per la prima volta tramite il video. Ecco, questo è parte del nostro lavoro, cioè dobbiamo capire per bene che la sensazione che ci date nella realtà è ben diversa da quella che date sullo schermo, sono proprio due cose differenti. E torniamo quindi ai famosi profili. Allora, perché una volta che abbiamo concluso la nostra intervista si fanno i profili? Perché proprio per le luci che vi ho semidescritto prima negli studi, così sarà poi sul set.
il set sarà illuminato, no? Dal direttore della fotografia che piazzerà le luci sul set. Il set è appunto una porzione di spazio e la porzione che andrete a riempire voi è quella dell'inquadratura, quindi nell'inquadratura le luci non si vedono ovviamente, no? Anche voi adesso non vedete l'ombrellino e tutto quello che ci sta adesso qua per illuminarmi, però c'è sempre un qualche cosa di artificiale che va a costruire l'illuminazione, soprattutto gli interni. Che cosa si fa quindi? Si chiedono i profili per vedere in che modo sul vostro volto possa battere questa famosa luce. Perché? Perché ognuno di voi ha cicatrici, ha ombre, ha una pelle no, diversa, e quindi bisogna vedere nelle varie fasi di spostamento, che adesso vi faccio vedere, come prendete la luce, e anche questo è importante. E poi alla fine dei profili si chiede magari anche di far vedere le mani, anche questo è importante, quindi curate comunque ogni parte del vostro corpo, perché poi vedere le mani tutte mangiucchiate o addirittura con le unghiacce lunghissime, no, anche lì più siete naturali meglio è. Allora veniamo ai nostri profili. Per fare i profili, l'inquadratura innanzitutto si va a stringere, prego. Dammi l'ok che l'inquadratura va bene. Ok, allora sono più stretta perché? Perché adesso devo appunto far vedere essenzialmente il mio volto. Vi chiedo scusa perché io ne sono modella, ne sono attrice, cioè, mi vergogno pure di apparire in video, però lo faccio sempre per voi. Allora, profilo destro, profilo sinistro. Qual è l'errore che fate subito, manco iniziate a fare i profili? È questo. Sono uscita dall'inquadratura? Totalmente? Mi rimane ben poco, però, ecco, questo non va fatto. Che cosa è successo? Ho fatto un passo, sono tornata normale? Ok, allora, dovete sempre tenere il vostro equilibrio, no? Siete qui, non andate né troppo a destra, ho fatto un passo, non fate un passo di qua e un passo di là, mantenete il baricentro e fate questo, cioè girate su voi stessi, ok? Girando su voi stessi io non abbandono la camera. Scusate il mio profilo, io ho un naso abbastanza importante, però vabbè. Allora, il profilo è questo, si guarda dritto davanti a sé, quindi non fate questo, questo non è profilo, questo è profilo e questo è profilo, va bene? Lo so perché la mia spalla arriva direttamente a voi, sembrano cretinate ma me ne sbagliano in tantissimi. Cos'altro va fatto? Perché non sono questi i profili, vi ho fatto essenzialmente vedere come girarvi. Consiglio per le ragazze, donne e per gli uomini dai capelli lunghi, questo, si vede bene? Questo è un normalissimo elastico che vi consiglio di tenere al polso già dall'intervista, cioè voi dovete arrivare già con questo al polso. Perché? Perché sia durante i profili sia anche durante l'intervista può capitare che il casting dica: mi fai vedere come stai con i capelli su? E ovviamente non potete andare a cercare nella borsa, se avete già questo, li raccogliete e fate la coda. Se non ce l'avete, perché dimenticanza vuole, vabbè, ovviamente si tirano su e non è un problema. Allora, facciamo finta che voi non abbiate questo, che è importante comunque. Se non ce l'avete, come si fa, ragazze dai capelli lunghi e uomini dai capelli lunghi? Si fa che, mantenendo il baricentro, come ho detto prima, si tirano sempre indietro, quindi non fate i profili con i capelli sciolti, mai, si devono sempre tirare indietro, si tirano indietro anche da sotto, quindi fate una coda finta e se decidete di girare da questa parte, di qua, ovviamente il gomito sarà questo, ok? Quindi così. Questo è il profilo. Perché il gomito è questo e non è questo? Beh, provate ad immaginarlo. Ok? Quindi ovviamente deve essere questo. Poi, una volta finito questo profilo, mi fate tutti l'errore di andare direttamente da quest'altra parte, da questo profilo. Invece, vedete qua è importante, io adesso vi sto guardando i tre quarti. Voi dovete fare sempre questo, allora, siete di profilo,
tre quarti, pian piano ci si gira, si fa il cambio di mano, intanto magari si fa un sorrisino, si torna da questa parte, stessa cosa, così, sciolgo e sorrido. È il momento più assurdo perché è la vetrina, cioè sembra proprio di mettersi in mostra, perché qui non si parla, non si deve parlare durante i profili. Quindi adesso ve li rifaccio dall'inizio per farvi capire quanto ci si mette in mostra e quanto bisogna essere accattivanti, perché anche qui, standovi zitti, si vede tutta la vostra fotogenia o videogenia, se vogliamo parlare in questo modo. Ok? Allora vi faccio vedere per l'ultima volta i profili e poi vi saluto. Allora, profili. Mani, ci vediamo la prossima settimana.